Buonasera, bentrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. È arrivato il primo punto per l'Arezzo Calcio Femminile nella prima di Luca Bonci, allenatore che ritroviamo con molto piacere. Buonasera mister. Buonasera a voi. Sarà la serata di nuovi allenatori perché poi più tardi ci raggiunge anche Michele Passalacqua con l'Under 14, neo allenatore, praticamente da un paio di giorni allena, torna ad allenare dunque nelle giovanili Amaranto. Allora, un Arezzo Femminile che pareggia 2-2 in casa dell'Empoli. Allora, chi debutta? È stato un debutto importante perché siamo andati a giocare in un campo difficile, un campo di una squadra che la società aveva già affrontato in Coppa Italia. È stato impegnativo perché chiaramente veniva da una settimana di preparazione dove io sono subentrato martedì scorso, quindi chiaramente in poco tempo abbiamo dovuto programmare la partita di domenica con sono molto contento di quello che hanno fatto le ragazze e sono contento che comunque è venuto un punto in un campo importante, quindi ci dà fiducia per lavorare bene, per portare poi altri risultati, speriamo positivi, già dalla domenica che ripartiamo da dopo la sosta, insomma. Che gruppo hai trovato? C'era un po' così, non dico di depressione, ma un po' così, quando si perde sempre, no? È difficile risalire anche emotivamente. È un campo, cioè il gruppo è stato sicuramente, mi ha sorpreso. Io ho avuto la fortuna di seguirle anche una settimana prima della partita dell'Inter e ho visto un gruppo motivato, deciso e carico. Aveva bisogno solo di ritrovare un po' di stimoli, io mi sono messo subito in moto per fare questo col mio gruppo di lavoro e quindi chiaramente le ragazze hanno subito accettato le nuove regole, i nuovi stimoli che gli sono stati dati e l'hanno dimostrato domenica in campo facendo una partita importante e per strappare questo punto, insomma. Allora, abbiamo estrapolato, adesso vediamo questo servizio dall'Empoli Ladies, dal loro canale YouTube, abbiamo estrapolato questi 3 minuti in cui vediamo i gol, come è maturato questo 2-2. Punto in campionato per l'Arezzo Calcio Femminile che è andato ad Empoli per giocarsi la partita e portare a casa il primo risultato utile. Vantaggio dell'Empoli su una buona giocata sulla fascia di Acuti che ha messo il pallone in area di rigore per Prugna che dopo aver controllato ha messo dentro il gol dell'1-0. Esimo lancio da centrocampo verso la destra che libera Di Fiore per l'Arezzo che entra in aria e mette dentro in diagonale sul secondo palo battendo Lugli in uscita. Alla mezz'ora l'Empoli ripassa in vantaggio, Prugna restituisce l'assist ad Acuti con un lancio molto preciso dalla propria metà campo e Acuti a tu per tu con il portiere Amaranto in uscita, la palla finisce in rete.
Al 39esimo punizione di Borghese dalla sinistra, la palla sembra lunga e diretta sul fondo, oltre il secondo palo. Moscia però è abile e Caparbia ci crede, presa la palla dalla linea di fondo, trova il gol con un esterno destro che supera ancora il portiere dell'Empoli e siamo sul 2-2, risultato con cui si chiude la partita. Allora Luca, è stata una doppia rimonta, quindi anche questo è un merito ulteriore, no? Andare sotto due volte poi recuperare. Sì, sì, è stata una partita che hanno dimostrato il carattere che hanno. Loro sono entrati in campo senza paura, senza timore, per loro ripartivano da zero sotto questo profilo, quindi chiaramente non hanno avuto timore di affrontare una squadra che in Coppa avevano avuto anche una pesante sconfitta. Quindi sono entrati in campo molto motivate e chiaramente quello che abbiamo provato nella settimana di lavoro e poi alla fine ha fatto sì che siamo riusciti anche a avere questo doppio svantaggio e doppia rimonta, quindi è stato positivo. Sono molto contento di quello che hanno messo in campo le ragazze. Ti saresti aspettato di allenare una squadra femminile nella tua carriera? No, ma l'ho affrontata con massima attenzione e entusiasmo, perché comunque l'ho sempre detto, mi sarei rimesso in gioco in un progetto che mi stimolava. Questo sicuramente è un progetto che mi stimola, che mi dà tanta energia e spero di trasmetterla a ogni seduta di allenamento e ogni partita al mio gruppo di ragazze, insomma. Ecco, tu hai lavorato anche per l'Empoli, quindi è stato un ritorno, se vogliamo, no? Cioè un debutto proprio in casa dell'Empoli. Sì, sì, ho lavorato per l'Empoli per 4 anni, non lavoravo nel campo, lavoravo come fuori campo, quindi facevo in questo momento un ruolo più di osservatore per loro e quindi seguivo tutti i campi della provincia di Arezzo e di Siena, e quindi chiaramente è un lavoro diverso, però avendo visto come ci si muove fuori dal campo mi sono reso conto quanto era importante il lavoro del campo e sono entrato con tutta quell'energia che serviva per partire, insomma. Che realtà è dal punto di vista anche femminile? Cioè c'è la stessa organizzazione, il buono, no, che si vede anche in casa maschile? Assolutamente, ho trovato una società molto attenta all'organizzazione, tanto che io mi sono trovato subito a mio agio con tutto lo staff, con la società, col presidente, con tutti, quindi ho trovato massima professionalità e per fare le cose giuste e se possibile anche in grande. Chiaramente il campionato è un campionato difficile che chiaramente affronteremo con massima attenzione, ma sicuramente i presupposti ci sono tutti perché comunque il gruppo è pronto. Poi dopo chiaramente i risultati li vedremo partita dopo partita. C'erano anche delle defezioni in queste settimane, ci sono speranze di recuperi dopo la sosta? Sì, sì, abbiamo avuto qualche problematica con qualche ragazza che ha avuto qualche infortunio un po' più lungo del previsto, che è in fase di recupero. Siamo comunque fiduciosi che saranno disponibili per la partita, se non la partita con Cittadella, almeno per la partita con il Genoa del 22. Chiaramente abbiamo anche la fortuna di avere una primavera sotto che ha elementi interessanti da poter far salire, farle crescere in prospettiva anche di prima squadra, quindi domenica ha esordito una 2002, c'era comunque un'altra ragazza che ha esordito subito dopo, quindi io sono molto contento anche del rapporto che si è creato fra la prima squadra e la primavera, e quindi mi fa piacere in questo momento lavorare con queste ragazze. Come, al di là della sfida, come ti ha convinto la presidente Chiara Tavanti ad accettare? Mi ha convinto esclusivamente con la sua energia, che chiaramente è quella che poi trasmette a tutti. Lei è una che ama questa squadra, che ama questi colori, quindi chiaramente vuole dimostrare che tutte le sue energie sono ripagate, insomma, col fatto che è sempre importante dare continuità alle cose. Lei è in questo mondo da diversi anni, quindi spero che ci rimanga per altrettanti anni, perché è una che se lo merita, insomma, per quello che ha dimostrato fino ad oggi, insomma. Hai voluto anche mantenere lo staff che c'era? Sì, sì, assolutamente. Io mi sono voluto affidare all'esperienza dello staff che c'era già, perché per me sono persone che meritano assolutamente rispetto, sono professionisti, sono persone che sono molto preparate. Io ho voluto solo integrare con figure che io ritenevo importanti e che non c'erano attualmente nello staff, quindi non ho voluto muovere nessuno.
dimostrato il fatto che dopo una settimana di lavoro si sono subito affiatati e è venuto subito i primi risultati, insomma. Ci fermiamo un secondo, poi dopo vediamo anche la situazione, come siamo messi con i risultati e classifiche, a tra poco. Eccoci tornati con Mondo Amaranto, con mister Luca Bonci, allenatore, neo allenatore dell'Arezzo Calcio Femminile. Allora vediamo l'ultimo turno, oltre questo 2-2 dell'Arezzo, vediamo che cosa è successo sugli altri campi. L'Inter ha battuto il Milan 2-0 e poi Fortitudo Mozzecane batte Roma Calcio Femminile 2-1. Lady Granata Cittadella, che sarà il prossimo avversario dell'Arezzo dopo la sosta, 1-1 con il Cesena. Ravenna batte Lazio 4-0. Roma 14-0, Genoa 3. Andiamo a vedere anche la classifica, dove l'Inter continua questa sua fuga. L'Inter la troviamo a 21 punti, poi Ravenna 17, Roma 15, Fortitudo 14, Empoli 13, Lady Granata Cittadella 12, Lazio 8, Milan 7, Genoa 6, Cesena 4, l'Arezzo muove la classifica a 1 e Roma 14-0. Vediamo anche il prossimo turno, dopo la sosta si riparte il 16 dicembre, l'Arezzo giocherà allo stadio comunale, non, allo stadio, o giocherà, no, credo di no, perché c'è una contemporanea con la prima squadra, quindi poi vi comunicheremo dove. Comunque giocherà in casa con la Lady Granata Cittadella, poi Cesena, Genoa, Lazio, Fortitudo, Milan, Empoli, Ravenna, Roma 14 e Roma Inter. Allora, la classifica, mister, è piuttosto corta, no? In zona salvezza, quindi diciamo che con qualche risultato positivo si farebbe anche presto uscire, certo, da questa situazione. Sì, no? Assolutamente. Stiamo lavorando per programmare anche in funzione delle partite che affronteremo, chiaramente cercando di sperare che le altre non facciano risultati positivi per allungare ancora questo distacco. Però insomma noi andiamo ora a giocare con tutte quelle che sono più o meno vicino a noi e cercheremo di portare via punti da subito, insomma, già dalla partita di domenica prossima. Affrontiamo partita dopo partita, quindi per noi è importante gestirle con questo criterio, perché sennò diventa faticoso, insomma. Come ti sembra il livello di questo campionato? È un buon, che hai potuto vedere? È un buon livello, un buon livello. L'Empoli si è dimostrata una grande squadra. Ho visto la partita con l'Inter, che chiaramente è stata costruita per altri obiettivi e sicuramente altre idee, insomma, di vincere sicuramente il campionato. È una squadra che hanno affrontato allo stadio, è stata veramente una bella sorpresa. Però ho visto le ragazze comunque che hanno retto il campo, benché avessero una situazione complicata, comunque hanno retto bene il campo, hanno, a parte il primo tempo che è stato un pochino più complicato, il secondo tempo sono state in campo molto ordinate e sono riuscite a strappare un pareggio nel secondo tempo, che è importante perché a livello morale aiuta tanto. È certo. Questo Cittadella non sappiamo ancora molto. Non sappiamo molto, ci stiamo lavorando per capire come sono organizzati. È una squadra che sicuramente ha degli ottimi elementi, stiamo lavorando per preparare bene la partita. Chiaramente sarà una partita importante perché dà continuità a un buon risultato di domenica scorsa, quindi ci vogliamo questo momento arrivare pronti fra due settimane con il gruppo, chiaramente sperando di recuperare anche chi in questo momento ha qualche problematica di infortuni, insomma. E allora complimenti mister, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Prepi adesso un minuto, guardiamo velocemente, introduciamo così anche il settore giovanile Amaranto, tra poco ci verrà a trovare l'Under 14, ma vediamo intanto la Berretti che continua a vincere 3-1 in casa del Cuneo nell'ultimo turno, con la doppietta di Sussi e il gol di Artini. Carrarese Olbia 1-2, Lucchese batte Arzachena 2-0, Pisa Pistoiese 1-1, Siena Albissola 0-0, Entella batte Torino 1-0. Per questa classifica si riavvicina l'Arezzo, perché il Torino dunque esce sconfitto e quindi l'Arezzo torna a meno 2 dal Torino, quindi Arezzo che torna in gioco per il primo posto, 25 Arezzo, 19 Olbia, Entella a 18 punti, Siena 16, Cuneo e Pontedera 12, Albissola 11, Carrarese 10, a 6 punti il Pisa, 5 la Lucchese, 4 la Pistoiese, 3 l'Arzachena. Vediamo anche l'Under 17, di cui tra poco vedremo la sintesi. Qui c'è stato lo 0-0 con la Viterbese, Carrarese Siena 2-2, Pontedera batte Pisa 4-0, Rieti Lucchese 0-1, Pistoiese batte Olbia
3-1 con la classifica, con l'aiuto del sito campionando.it, Pontedera 22, Pistoiese 17, Viterbese 16, Siena Arezzo 14, Carrese 11, Lucchese 10, a 9 punti Rieti e il Pisa, 7 l'Olbia e a 3 l'Arzachena. È stato decisamente pipico tecnico l'altra sfida che si giocavano in contemporanea all'Olmo Ponte tra l'Under 15, questa volta sempre contro la Viterbese, è finita 3-4. Per l'Arezzo in gol Artini e doppietta di Tora, tra l'altro la Viterbese ha trovato il gol del 4-3 proprio allo scadere. Carrarese Siena 0-0, Rieti 1, Lucchese 2, Pistoiese Olbia 2-2, Pontedera batte Pisa 1-0. Anche qui c'è il Pontedera in testa, quota 22, a 19 il Pisa, 18 Viterbese e Siena, 17 la Pistoiese, 12 punti per l'Arezzo, 11 Carrarese, 7 Rieti, 5 Olbia, 4 Lucchese e 3 Arzachena. Adesso ci vediamo la sintesi dell'Under 17 e poi dopo torneremo in studio con l'Under 14. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo dell'Olmo Ponte, torniamo a seguire l'Under 17, formazione giovanile che si trova in questo momento in classifica a quota 13 punti, sfida contro la Viterbese, sfida d'alta classifica, la Viterbese si presenta a questo appuntamento con 15 punti, cominciamo subito con le formazioni, Dante Gioacchini per l'Arezzo manda in campo Migni tra i pali, poi Baldoni, Bux, Conteduca, Pellegrini, De Pellegrin, Canapini, Martelli, Steccato, Sestini e Anselmi. Andiamo a vedere anche la Viterbese allenata da Gianluca Ciancolini con Torelli tra i pali, poi Braccio, Pontualio, Oriolesi, Galli, Braido, Ferramisco, Moretti, Celesti, Colage e Stefani. Cioè, però puntuale, attenzione che con un break ha rubato palla Anselmi, in area di rigore Anselmi prova a metterla in mezzo, non ci è arrivato Steccato, insegue la palla Sestini, non ce la fa ad arrivare. Celesti che se l'è cavata bene con questo pallone. Attenzione allo scatto da parte di Stefani. Stefani cerca la conclusione. Palla fuori non di molto. Occasione per la Viterbese. All'improvviso il tiro di Stefani. Anselmi cerca di trovare spazio in avanti. Ancora Anselmi. Prova ad andare via bene Anselmi verso il fondo. Anselmi doppio slalom da terra. Lo mette dentro Sestini. Che occasione per l'Arezzo. Palla fuori. La quarta volta che Anselmi mette dei gran palloni dentro, conclusione di Sestini, pallone sul fondo. Baldoni che si è liberato bene, parte il cross, attenzione al limite, Martelli prova la conclusione a scendere, non era male per niente. Ha provato Martelli, l'Arezzo che ci prova dalla distanza. Pallone che è finito non di molto fuori rispetto alla porta difesa dal portiere Torelli. Poi lo spunto, ancora una volta Baldoni, che ha giocato una gara perfetta difensiva, ma quando può si propone anche in avanti. C'è lo stacco ancora di Martelli, l'arbitro continua a far giocare, lancio in avanti di Braido. Poi qui ottimo spunto di Sestini che apre all'improvviso per Anselmi, stavolta alla sinistra, Anselmi se ne va via benissimo, Anselmi sinistro! La parata di Torelli, la respinta del portiere della Viterbese. Che numero di Anselmi in area di rigore, si è bevuto un paio di avversari e poi la conclusione, si salva il portiere Torelli. Sestini, non è riuscito a controllare. Sul rilancio, attenzione che c'è lo scatto di Celesti che conclude, Migni! Migni, grandissimo intervento abbracciato dal suo capitano Pellegrini. Palla direttamente verso la porta. Pallone scavalcato. Con molta cura Ferramisco, più che altro, cerca di sistemare palla nella zolla giusta. Lungo il pallone, palo sul tentativo di Galli. La palla sbatte sul palo. Uno dei difensori della Viterbese sfiora il vantaggio, forse ha sfiorato qualcosa, ha toccato sulla punizione, pericolosissima la Viterbese. Romani
riesce a resistere all'attacco di Oriolesi e poi fa partire il lancio, scatta Sestini, scatta soprattutto Anselmi, inseguito da Braido. Anselmi se ne va via, grande azione, Anselmi da grande rigore, parte il tiro, la respinta di Torelli, due volte, la porta è vuota, salvataggio, non è finita, Romani quasi ha dato fastidio con Tenuca, poi Canapini, ancora la respinta di Galli, poi Anselmi e poi il gioco è fermo. Ma che occasione per l'Arezzo, che occasione per l'Arezzo, qui Anselmi, altra grandissima azione, è andato via ancora il portiere Torelli, bravo nel respingere, poi si è creata una mischia abbastanza clamorosa dentro l'area della Viterbese. Conte Duca, palla lunga, Romani prova a recuperarla, buono lo scambio qui con Gnaccarini, palla dentro, attenzione per Teodori, ancora il portiere Torelli, si salva ancora la Viterbese, subito Teodori ha avuto la chance appena entrato di trovare il gol. Anselmi va via di sfondamento, ancora Anselmi, altro giocatore a sedere, ne salta un altro e poi riesce a dare a Teodori. Che azione di Anselmi, ma quanti ne ha saltati, colpo di testa di Fazzuoli, Viterbese che cerca con Centofante di andare a trovare Stefani che lotta ancora con Baldoni, poi Anselmi chiede forse il fallo di mano, insiste però la Viterbese con questa conclusione che è più insidiosa del previsto, il portiere Migni la manda in calcio d'angolo all'improvviso qui, questa conclusione da parte della squadra di Ciancolini, calcio d'angolo, deve soffrire l'Arezzo nel recupero, siamo al 47esimo, angolo battuto, palla dentro, c'è una carambola e poi riesce a liberare l'Arezzo, questa mischia che si era creata, battuto corto, Stefani può andare quasi indisturbato al cross, la finta su Canapini, Stefani lo salta, lo slalom, il cross, Oriolesi Migni salva tutto, che occasione per la Viterbese, grandissima parata, una paratissima presa di Migni che aveva salvato prima sul tiro da fuori e salva soprattutto adesso perché era una conclusione velenosissima questa dall'interno dell'area di rigore, altro calcio d'angolo, parte di nuovo Piersante, la battuta col destro, altro stacco di Galli, La prende Migni, che sofferenza in questo finale dopo che l'Arezzo aveva avuto buone occasioni nel primo e nel secondo tempo. Adesso soffre la squadra Amaranto per cercare almeno di comunque prendersi questo punto. Siamo al 48esimo e 35, ormai agli sgoccioli. Canapini. Intervento lì in mezzo da parte di Masini, Canapini, finisce giù, non ci sono falli, Anselmi, bravo a difendere palla, poi l'arbitro però interviene, ancora qui una scaramuccia tra Anselmi, l'avversario Bux vuole tutti su perché forse questa è l'ultima occasione, abbiamo superato il 49esimo, Bux, palla dentro, sperando in qualcosa di buono per l'Arezzo, 0-0, anche De Pellegrini da qualche suggerimento, Bux va col destro, palla che arriva in area di rigore ma arriva direttamente tra le braccia del portiere Torelli e l'arbitro fischia alla fine, finisce 0-0, una partita che poteva finire sia con la vittoria dell'Arezzo che con quella della Viterbese, alla fine si prendono un punto tutte e due. Terza parte di Mondo Amaranto, come detto ci è venuta a trovare l'Under 14, abbiamo tre ragazzi di una squadra che ha seguito la loro partita proprio all'inizio, abbiamo Michele Passalacqua che è il nuovo allenatore, bentornato. Grazie, Michele, grazie. Perché tu già allenavi, chiaramente non proprio loro, però più o meno questa squadra qui era la stessa. Sì, due anni fa, per l'inizio dell'anno scorso sì. Allora, che intanto dal tuo punto di vista, che personale, perché sei arrivato proprio adesso, perché Maurizio Belei per problemi personali ha dovuto insomma abbandonare l'incarico, per te che ritorno è? No, vabbè, io ero già stato contattato all'inizio dell'anno con delle proposte che poi non sono andate in porto per miei motivi, perché mi volevo guardare un po' intorno e sono contentissimo di aver avuto questa nuova opportunità.
Tra l'altro ora ancora devo guardarli bene, però insomma ho trovato un bel gruppo che è già un po' d'anni che sta lavorando bene con noi, insomma. Allora, che cosa ti è stato chiesto di continuare il lavoro che è stato iniziato? Sì, ora gli obiettivi del settore giovanile sono giustamente sempre quelli che poi sono quelli importanti, cioè la crescita del ragazzo, quindi l'obiettivo principale insomma è quello. Poi ovviamente se riusciamo a fare dei risultati importanti, la crescita del ragazzo è favorita da questo, però l'obiettivo principale è la crescita, la loro crescita, insomma. Tra l'altro l'anno scorso hai avuto anche un'esperienza interessante in un altro ruolo con la prima squadra, no? A livello proprio di analisi dei match, no? Sì, sono stato inserito nello staff di Mr. Pavanel dal suo arrivo, e sicché oltre a avere fatto un'esperienza lavorativa molto molto importante, come si sa, è stata anche un'emozione e un'esperienza emotiva eccezionale, insomma. Si è creato anche un legame, immagino. Sì, abbiamo formato un bel gruppo, nonostante che siamo un po' tutti da altre parti, mister a Trieste, il prof a Pisa, Elvis in nazionale, però insomma siamo rimasti in ottimi contatti. Ci sentiamo spesso, ci scambiamo ancora consigli. Bene. Quindi è stata insomma per te un'esperienza appunto diversa, ma credo che ti fa vedere che il calcio da un altro punto di vista, cioè la preparazione. No, decisamente io che ho sempre allenato il settore giovanile, essere proiettato in uno spogliatoio di Lega Pro, una Lega Pro poi insomma come l'Arezzo, che non è una Lega Pro qualsiasi, che nonostante i problemi che avevamo l'anno passato è una realtà completamente diversa, e il lavoro è completamente diverso, e le emozioni sono completamente diverse, perché insomma comunque giocare con quella curva e vincere e salvarsi con quei tifosi è sicuramente un'emozione diversa, è un lavoro completamente diverso rispetto al settore giovanile. La soddisfazione del settore giovanile è magari tra 4-5 anni, quando sapremo che qualcuno di questi ragazzi ce l'ha fatta ed è arrivato dove speriamo che meriti. Allora andiamo a vedere se qualcuno di loro magari, speriamo, bene, ti chiami? Matteo Gnocchi. Allora, intanto avete giocato con la Carrarese, vero? Voi fate questo campionato Under 14 professionisti regionale, quindi insomma affrontate anche squadre, diciamo, tra tutte le formazioni forse quella che ha il campionato più difficile. Sì, decisamente. Probabilmente. No, perché giocate con l'Empoli, no? Con Fiorentina. Quindi, ecco. Questa volta con la Carrarese, al di là della sconfitta, come è andata, ecco, secondo te? Secondo me abbiamo giocato bene, perché comunque abbiamo iniziato con 1-0 che non meritavamo. Ecco, diciamo subito, mettiamo subito le cose in chiaro. Per un errore. E dopo questo 1-0 noi abbiamo comunque continuato a provare a fare il risultato. Non siamo riusciti a fare gol e ci siamo riusciti al 3-0, che è diventato 3-1, e abbiamo comunque combattuto, quindi secondo me abbiamo giocato bene. Quindi siete soddisfatti, insomma. Sì. Tra l'altro io mi ricordo anche con l'Empoli, al di là insomma della differenza, anche se un altro della stazza, però dal punto di vista tecnico insomma avete fatto bene anche contro di loro. Sì, avevamo giocato bene, solo che magari avevamo fatto più errori su controlli, su passaggi. Contro la Carrarese siamo riusciti forse a limitarci un po' di più. Che cosa ti aspetti dalla tua stagione? Di salire un po' in classifica, perché secondo me non è veritiera questa classifica. Avete un punto, se non sbaglio? Sì. Quindi vedo che... Vabbè, c'è tempo ancora, poi è arrivato il mister, sì. Lui è bravo, Lui. Questo cambio allenatore adesso è una novità per voi, insomma. Quindi... Sì, è il terzo quest'anno. Già, perché è stata un po'. Sì, è vero, sì. Un po' travagliata, ma adesso siete a posto. Sì. Va bene. Voi il tuo sogno qual è? Giocare in Serie A. Con una maglia che non si sa. Nella Fiorentina. Va bene. Grazie. Andiamo da, ti chiami? Luca Pocelli. Allora. Sei un centrocampista, sì. Col 4 giochi? Sì. No, qualcosa mi ricordo. Allora, quindi insomma non è tutto da buttare, anzi, cioè, sono delle cose buone. Sì, perché la squadra anche con la Carrarese ha provato a giocare, ci siamo riusciti e quindi vedo dei segnali anche buoni da noi e da me e dai miei compagni.
e penso che da qui e fino alla fine della stagione riusciremo anche a salire di classifica e a migliorare tutti. Quindi insomma c'è margini per delle prossime partite, no? Sì, sì. Che cos'è secondo te la cosa, la vostra dote migliore? Secondo me la nostra dote migliore è giocare a pallone, proprio palla a terra, giocare appunto. Perché questo che è stato impostato, sì, così, sì. Penso continuerai, no? Sì, ecco, anni, giocare sempre la palla. Sì. In questi 3 anni ci è stato insegnato principalmente questo. E tu la tocchi spesso poi lì, quella zona del campo, passa spesso da te. Sì. Ecco. Tu invece che cosa ti aspetti dal futuro, che cosa vorresti fare? Giocare anch'io in Serie A, cercare di arrivare a buoni livelli. E che cosa serve secondo te per arrivare a quei livelli? A parte la fortuna magari, no, di essere notato e visto, ma che doti servono? Secondo me bisogna avere anche un buon comportamento e rispettare sempre i mister che abbiamo, sia che non ti stiano simpatici o che ti stiano antipatici. Mi sa che ne hai incontrato qualcuno, no? Ti hai incontrato qualcuno in passato, senza di qualcuno che non ti stava molto simpatico. Capita? Sì, sì. Forse mi è capitato 3 anni fa, quando ancora non ero qui ad Arezzo. Ah, ok. E come facevi, diciamo? Io cercavo di impegnarmi e niente, lavoravo e non ci pensavo. Ecco, e sei riuscito a sbarcarla, diciamo. Sì. Ok. Dichiarazioni da professionista. Hai visto? Lui ti sta simpatico queste prime battute. Sei simpatico. Ma ancora è ancora presto. grazie. Andiamo da... Ti chiami? Luconi, Kikaita. Dici un po' invece questo gruppo, ecco, com'è unito, se fate feste. Io penso che è un gruppo abbastanza unito, anche se abbiamo cambiato tanti allenatori, rimaniamo sempre un gruppo compatto. Ecco, quindi insomma ogni volta dovete conoscere uno nuovo, ma insomma adesso penso che è la volta buona, insomma, no? Speriamo. Senti, ho chiesto al tuo compagno, no, qual è la dote migliore, in cosa secondo te invece dovete migliorare di più? Bisogna migliorare che non bisogna avere paura degli altri, degli avversari, bisogna entrare in campo più decisi, perché sappiamo giocare come gli altri. Perché poi quando la palla la giocate, insomma, siete bravi, no? Sì, come ha detto il mio compagno, è una delle nostre doti migliori. Voi giocate a Palazzo del Pego solitamente, sì. A parte noi che vi abbiamo visto a Quarata una volta, però il vostro campo è quello. Sì. Come ti sembra? È freddo, raga? È difficile giocarsi perché comunque è un campo pesante, con parecchie zolle, e per il nostro gioco palla a terra diventa complicato. Ecco, quindi vediamo, mi sarebbe da trovare un'altra soluzione. Tra l'altro lì la Berretti, come sai, no, sta facendo invece grandi risultati, quindi... Magari vi porta fortuna anche a voi, dai, speriamo. Ecco, tu invece che cosa vorresti? Che ruolo giochi tu? Esterno d'attacco. Esterno d'attacco. Hai fatto qualche gol? No. Allora aspetti. Il gol di domenica l'ha fatto? Parisi. Come l'ha fatto? Davanti al portiere. La piazza davanti al portiere. Su assist di? Non so. Avete Sobi, la vostra punta, insomma. Sì. Ok, e dicevi vorresti vorrei arrivare il più in alto possibile, migliorando ogni allenamento e sperando di arrivare in Serie A. Ma ti alleni anche da solo a casa, a parte gli allenamenti, cioè cerchi di affinare, o già sono volta, troppi allenamenti? Qualche volta, però sono 4 allenamenti a settimana, quindi. 4? Ah, però. Un bel impegno. No, questa 5, ancora i genitori non lo sanno. Ah, 5 tutti i giorni praticamente. E dove giocate la prossima? A Siena. A Siena, derby. Attenzione. Bene, allora Michele, mi sembrano ragazzi, io li chiamo già ragazzi, ma assolutamente con le idee chiare. Sì, ma anche a livello di gioco hanno abbastanza le idee chiare. Diciamo che, bravo, hai iniziato dicendo li chiamo ragazzi, dobbiamo un po'... scavallare questa cosa dal bambino al ragazzo, cioè bisogna cominciare a essere un pochino più giocatori, un pochino più
diciamo, decisi e concreti. Infine, secondo te un allenatore moderno del settore giovanile, no? Rispetto magari ad alcuni anni fa, che cosa deve portare in più, che cosa deve cambiare, che doti deve avere rispetto a prima? Ma allora, intanto il rispetto a prima è tutto, perché poi in Italia specialmente, ancora tutt'oggi, ma lo dico con serenità, ci sono molti allenatori nel settore giovanile che il loro obiettivo è poi fare gli allenatori di Serie A o comunque di squadre, di prime squadre, di grandi. E io invece penso che chi vuol fare l'allenatore del settore giovanile gli piace fare quello, perché è completamente un altro mondo rispetto a allenare i grandi. Sono proprio due obiettivi diversi e due metodi di allenamento completamente diversi. Basti pensare che nei grandi alleniamo per la domenica, quindi di settimana in settimana, valutando magari la squadra avversaria, e l'obiettivo è settimanale. Nel settore giovanile l'obiettivo è a volte annuo, a volte biennale, e quindi già questo cambia radicalmente il metodo di allenamento. È ovvio che l'Italia culturalmente è ancora molto difficile ad arrivare, ci stiamo arrivando, nel senso che ci sono già grandi rivoluzioni anche a livello federale, che già hanno dei sistemi di allenamento, ho avuto la fortuna di conoscere ultimamente, interessantissimi, dove veramente si sviluppa la crescita, insomma l'obiettivo principale è la crescita del ragazzo, cioè loro allenano, per fare un esempio, molto sull'uno contro uno, fregandosene se magari il rischio è più alto, però allenano l'uno contro uno perché poi in campo ci sono gli uno contro uno e di conseguenza anche se prendono magari qualche go in più, però l'allenamento deve essere, la partita deve essere finalizzata quella, quindi si sta già muovendo qualcosa. È una rivoluzione che in Italia ci vuole tempo, perché le radici della cultura calcistica sono ben radicate. Del difensivismo, del prima non prendere. Sì. Grazie mister Michele Passalacqua, in bocca al lupo per questa nuova avventura, grazie, e in bocca al lupo anche a voi, poi ci rivedremo sicuramente più avanti, ci vediamo mercoledì prossimo.